Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesta ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai tuoi figli. Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza. Pace e bene a tutti. C'è ancora bisogno di Dio? Siamo in un mondo diventato adulto, ma con la paura di un bambino. La religione è solo la risposta alle nostre paure? E un altro interrogativo. La gente crede ancora nella Chiesa dopo tanti scandali che la circondano? E infine, è ancora possibile parlare di Dio? Ma parlarne ai nipoti, ai colleghi di lavoro e a chi è distratto, a chi fugge lontano da se stesso? Bene, intorno a queste domande sono nate le catechesi di quest'anno con un interrogativo che un po' le riassume tutte. Cosa vuol dire essere missionari in questa società che sostanzialmente sembra non voler appartenere a Dio? Dal libro del Deuteronomio. Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede. All'udire la voce in mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme, i vostri capi tribù e i vostri anziani si avvicinarono tutti a me e dissero: «Ecco il Signore nostro Dio, ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco. Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo. Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà. Se continuiamo a udire ancora la voce del nostro Signore nostro Dio, moriremo. Poiché chi tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? Avvicinati tu e ascolta quanto il Signore nostro Dio dirà. Ci riferirai quanto il Signore nostro Dio ti avrà detto e noi lo ascolteremo e lo faremo. Il Signore udì le vostre parole mentre mi parlavate e mi disse: ho udito le parole che questo popolo ti ha rivolte. Di loro, tornate alle vostre tende, ma tu resta qui con me e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro, perché lo mettono in pratica nel paese che io sto per dare in loro possesso. Badate dunque di fare come il Signore vostro Dio vi ha comandato. Ci sono due libri della Sacra Scrittura che parlano particolarmente di Mosè. Il libro dell'Esodo, nel quale Mosè è il grande condottiero, e quello del Deuteronomio, dove attraverso cinque grandi discorsi viene presentato come il profeta, colui che diviene il difensore dell'alleanza con Dio. Se nell'Esodo Mosè è un po' la grande guida verso la terra promessa e rappresenta in qualche modo la coscienza di quel popolo spesso infedele e incapace di liberarsi da Dio, nel Deuteronomio si presenta come l'uomo che ha un rapporto privilegiato con Dio, sembra appartenergli totalmente. D'altra parte, da una parte diciamo che c'è il popolo che vuole avvicinarsi a Dio, ma è consapevole della propria infedeltà e povertà. Ecco che allora Mosè riceve da questo popolo un vero e proprio mandato. Avvicinati tu e ascolta quanto il Signore ci dirà. Ci riferirai quanto il Signore, il nostro Dio, ti avrà detto e noi lo ascolteremo e lo faremo. Queste sono un po' le parole del libro dell'Esodo. Sappiamo che il Signore
accoglie la richiesta del popolo, chiama Mosè e di loro: tornate alle vostre tende, ma tu, Mosè, resta qui e io detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro perché le mettano in pratica nel paese dove io sto, che io sto per dare loro in possesso. All'inizio, ricordiamo, sul monte Sinai Dio ha detto a Mosè: vai dal popolo. Adesso gli chiede: resta qui con tutta la tua persona. Il tuo corpo, la tua storia diventano il punto di incontro tra l'alleanza stipulata sul Sinai e questo popolo che tu in questo momento stai rappresentando. Siamo al coinvolgimento totale di Mosè. Non è più un coinvolgimento funzionale missionario, ma Dio lo prende con amore. Dio gli chiede di abbandonarsi, di vedere in lui tutte le sofferenze e le incomprensioni del suo popolo. In questo modo Mosè appartiene contemporaneamente a Dio e anche al popolo ebraico. La fedeltà a Dio e l'incostanza dei suoi compagni di viaggio nel deserto a questo punto riecheggeranno ogni giorno nel cuore di Mosè, perché vivono lì, Dio e il popolo, nel suo cuore. E quindi in qualche modo Mosè rappresenta quello che avviene oggi nel cuore di ciascuno di noi. Sentiamo la missione di essere genitori, nonni, insegnanti, colleghi di lavoro, e sentiamo il padre non amato, anzi rifiutato. Pensando, io ogni tanto penso a Francesco di Assisi, che girava le campagne dell'Umbria dicendo e piangendo e dicendo: l'amore non è amato. Molti autori spirituali leggono nell'espressione di Gesù sulla croce sizio o sete quasi una metafora di questo desiderio di salvezza per ciascuno di noi. E in lui si sono incontrati Dio e il popolo in pienezza, ma lui si accorge che il popolo è lontano, ha sete di questo popolo. Però guardando Gesù in croce, il missionario comprende appieno questa attesa di Dio. Solo legandosi a lui nella fedeltà e nell'abbandono della croce si è veramente missionari davanti a Dio. C'è un brano del profeta Isaia che in qualche modo riflette questa missione, quello nel quale lui dice: guai a me, sono perduto, sono un uomo dalle labbra impure. Poi arrivano dei serafini e prende un carbone ardente, gli tocca le labbra e dice: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato viene espiato. Mosè è un profeta speciale in tutto, perfino nell'ultimo atto della sua missione. Sì, perché Mosè resta uomo, debole, e così sul monte Sinai accoglie il mandato di Dio, si reca presso il suo popolo, ne condivide la storia, il peso, le contraddizioni. Non c'è un angelo col carbone che lo purifica, ma Dio stesso pian piano lo trasforma. Mosè resta tra il popolo, anche nei momenti dell'infedeltà, come segno di una presenza del Signore di guida di Israele. E gli ebrei sperimentano questa sua presenza, l'efficacia di una parola che è capace di cambiare il loro destino. Tutto bello, ma Mosè resta uomo. Succede che al termine della sua grande missione, dall'alto del monte Nebo, Dio gli dice: guarda la Palestina, la terra che ti ho dato, questo è il paese che ho giurato ad Abramo e a Giacobbe di dare. Te l'ho fatto vedere, ma tu non vi entrerai. Resterà per sempre un mistero come mai Dio non permise a Mosè di entrare nella terra promessa. Cercheremo di capirlo, però questo è il segno dei tanti misteri che restano nella nostra vita: sconfitte, ingiustizie,
malattie. Sono tante le cose che sembrano mettere in crisi la credibilità di Dio. E diventa così attuale la domanda che ci siamo fatti all'inizio. Cosa vuol dire essere missionari in questa società che sembra non voler appartenere a Dio? Forse la vera risposta non è nelle grandi strategie pastorali, che pure sono necessarie, ma in una fede nel quotidiano, vera, forte, che sappia andare oltre il monte dove Mosè è morto. Incontrarci, celebrare l'Eucaristia e annunciare che Dio è già venuto a salvarci, anche se la fede ci chiede di andare oltre le apparenze e comprendere quanto amore ha avuto per ciascuno di noi. Pace e bene a tutti. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore, per sempre. Padre Pio, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace. Aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio.